di averci ospitato qui a Torpieto siamo partiti dalla città dei team Resinterni, quindi da Terni, per poterti ascoltare e avere tutte le informazioni sulla cronoscalata che voi avete organizzato di importanza nazionale. Assolutamente, io ringrazio voi, per, per, è un onore per me essere vostro ospite e poter parlare dell'evento che de, de, ha organizzato la nostra associazione, quindi a me fa solo piacere che voi diate visibilità alla nostra gara e Quindi ci avete fatto anche la strada, quindi ancora meglio. <ride> Luciano Carboni, presidente dell'Associazione Sportiva La Castellana di Orvieto, organizzatrice da quanti anni di questa Allora, la gara oggi quest'anno festeggia la 51esima edizione. In realtà, diciamo un po' più datata la gara perché la prima, la prima gara è stata fatta nel 1966, manca qualche edizione perché nel corso degli anni, qualche volta la gara si è fermata. Comunque una gara che ha la sua storia, l'anno scorso abbiamo festeggiato appunto il cinquantesimo, quindi tra le gare più vecchie del, del panorama nazionale delle cronoscalate. Quindi eh, diciamo, la nostra associazione viene da lontano, in realtà fu fondata dagli Autieri d'Italia, che era un'associazione fatta di militari che nello specifico qua dorvieto erano nella Caserma Piave, che all'epoca era la Caserma che oggi non esiste più e loro cominciarono questa avventura. Dopo qualche anno l'associazione Autieri lasciò e nacque proprio l'associazione, quella che oggi mi onoro di presiedere, che è l'associazione sportiva dilettantistica della Castellana. E negli anni sono succedute varie traversie, sono cambiati i titoli, sono cambiate la tipologia di gara, fino a arrivare, faccio l'escursus brevissimo, agli ultimi anni che la gara ha ricevuto il giusto merito, come dico io, perché comunque non perché ci sono qua io ma perché la strada merita, perché Orvieto merita, perché è una città comunque importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista eh, architettonico, quindi il plus di questa gara poteva essere proprio Orvieto. Orvieto come città non ha bisogno di presentazioni, è una delle città più importanti sin dai tempi degli, degli Etruschi, che avevano eh, diciamo, occupato la Rupe un sacco di tempo fa. E una città che non ha bisogno di prestazioni perché c'è il suo Duomo, un nome su tutti: quello di, di Luca Signorelli che ha dato sfoggio della sua arte nella cappella di San Brizio. E, e noi, in qualche modo, anzi voi aggiungete qualcosa di nuovo, qualche motivo in più per venire in queste zone? Assolutamente. Io eh, torno a ripetere: la differenza su una gara in salita oltre che il percorso, secondo me. Nei tempi attuali la fa anche la logistica, nel senso dove la gara si svolge e Orvieto. Noi abbiamo la fortuna, io da Orvietano, di vivere in questa città che ti offre veramente qualcosa in più rispetto ad altre città. Ripeto, dalle bellezze come può essere il Duomo piuttosto che il Pozzo di San Patrizio o il Palazzo del Capitano del Popolo, o il quartiere medievale, Orvieto Underground anche al discorso culinario che oggi va tanto di moda, nel senso esatto. che è molto seguito. è una è esatto. gastronomia è una, no, diciamo è un forte, c'è cioè la tradizione vinicola no? Sì, un vino conosciuto, no? sì. vino conosciuto da più di 100 anni, quindi una tradizione culinaria che, che fa sfoggio di sé nella città, dove sono una, una media di, di ristoranti e quindi da questo punto di vista secondo me Orvieto ha un attrattivo in più rispetto a altre location dove si svolgono le gare in salita. Sono d'accordo. La strada è una strada che si confà a chi piace correre in salita, di questo Federico me ne sarà testimone, di questa cosa qua, perché io se no decanto le cose mie, però in realtà faremo una controprova. E quindi diciamo, negli ultimi anni la gara è diventata finale nazionale, prima era finale nazionale di TVM, Trofeo Italiano Velocità Montagna, quest'anno abbiamo ottenuto un riconoscimento ulteriore perché sarà finale nazionale di campionato italiano Velocità Montagna. Facciamo una piccola parentesi perché forse non l'abbiamo nemmeno nominata, è una cronoscalata esatto. Quindi per chi è più distante dai motori rispetto a noi che li viviamo eh, da dentro la cronoscalata, che tipologia di gara è? Allora, è una gara particolare. Perché nel, nel, diciamo, nel campo di chi corre su asfalto, la maggior parte dei gare sono fatte in circuito, quindi si corre uno contro un altro. In realtà, la cronoscalata è una corsa contro il tempo, quindi corri da solo. Contro il cronometro quindi è una gara ancora più particolare. È una gara per certi versi anche abbastanza pericolosa perché comunque si corre su strade normali con tutte le prescrizioni della sicurezza che negli ultimi anni fortunatamente sono diventate più restrittive. Quindi diciamo che negli ultimi anni è diventata più sicura rispetto agli anni prima. È vero che le macchine sono molto performanti, però dico, dico io sempre: è uno sport romantico ancora. Forse è l'unico sport nell'ambito motoristico che è rimasto romantico perché qua si corre veramente per la gloria e per la passione. Si vince poco, forse niente, Federico testimonierà so anche, anche questo, di questo. So anche questo. Quindi chi corre è mosso esclusivamente dalla passione. Ancora più, dico io, chi organizza, perché chi organizza non ha nemmeno quei cinque minuti che sta sulla macchina per correre, per divagarsi. Però è una passione anche organizzare. Eh? E benissimo, quindi abbiamo parlato del percorso, ma entriamo più nello specifico la lunghezza del percorso, chicane e, soprattutto, quello che interessa più ai piloti, i punti salienti, quelli, come si dice in gergo, dove si fa il tempo. Perfetto, definizione appropriata, dove si fa il tempo. Allora, la gara sono 6 km e 180 metri che vanno dall'abitato di Ciconia fino a Colonnetta di Proto, per la strada che sale verso il Monte Peglia, per capirci. Quindi, tracciato molto tecnico, con asfalto molto ben drenante e con buon grip, e diciamo il, i, i posti dove si fa il tempo in realtà non sono molti. Diciamo, l, l, il posto cardine per il discorso del cronometro è il bivio di osarella, quindi che è una, diciamo, una S veloce, dove chi ha più pelo sullo stomaco, come si usa il dire, tiene giù. Qualcuno alza, qualcuno addirittura toglie una marcia, ma lì, vedi, si, se vedi lì, chi passa lì veloce, sicuramente fa il tempo. Quindi, da quel punto di vista è la parte del tracciato più, diciamo, più tecnica e dove veramente si può fare la differenza. Scicanne, per quello che dicevi, da qualche anno, da tre anni a questa parte abbiamo anche una scicanne perché le normative adesso in salita impongono di tenere una media chilometrica che sia un po' più bassa e soprattutto dove ci sono degli allunghi dove le macchine potrebbero prendere troppa velocità, hanno messo le scicanne. Da noi ce n'è una, ci sono gare che ce ne hanno due, tre, anche quattro. Quindi, diciamo, ha un po' tolto eh, diciamo quello che era la bellezza del percorso, però ormai è uso quotidiano. In tutte le gare ci sono sciarli. Sì, possiamo definirla quasi una gara lenta, quasi realistica esatto. come tipologia di tracciato, però esatto. comunque le velocità che si raggiungono sono sì, beh, comunque diciamo, notevoli. Esatto, <ride> cioè, la gara nostra, tra le gare tra le è classificata come una gara abbastanza lenta, abbastanza lenta per capirci, parliamo di un record che sta sopra i 140 di media. Ma ci sono gare che fanno anche oltre 170 di medie, eh? che parlando di gare in salita su strade che normalmente si usano a una scampagnata, <ride> insomma fa un po' impressione questa cosa qua. Però è definita, diciamo, dividendo le gare tra lente e veloci, la nostra sta in una gara lenta. Però più tecnica, eh? quindi più tecnica. Tornando al dosarella, segreti, frenate, marce, cose varie, c'è anche qualcuno che per non far vedere che frena stacca gli stop. Eh sì, quello sicuramente, <ride> guarda, anche perché poi sai che è il punto dove si concentra la maggior parte del pubblico, anche perché è facile l'accesso e perché è un punto bello da vedere, quindi sicuramente nessuno vuole fare figuracce, perché poi c'è tutta la gente che quando scendi ti dice, Eh ma tu hai alzato il gas, quindi, esatto. <ride> o hai fatto una hai bella frenato, figura oppure insatto. hai frenato perché avevi visto il stop, quindi sì, qualcuno ricorre a sti stratagemmi, <ride> però lì a occhio nudo ti rendi conto di chi cammina yeah. e chi no. Allora, hai parlato dell'afflusso della de, del pubblico, mh, cosa avete pensato? Eh, novità, mh, biglietti, navette? Cioè, come verranno accolti i, uh, i visitatori? Ti diciamo, ringrazio per la domanda, Federico, perché questa è importante. Allora, noi faremo sempre la stessa formula della biglietteria, ovvero una formula abbonamento. Quindi con il biglietto del sabato entri anche la domenica. L'accesso sarà per il pubblico dalla partenza, come sempre avvenuto. Abbiamo predisposto anche un sentiero che, diciamo, proprio dalla partenza dove prima la gente arrivava ma non poteva più muoversi. Oggi c'è un sentiero che ti porta anche sul percorso. L'altro accesso è quello di Osarella, perché dall'abitato di Osarella si arriva alla metà del percorso e lì abbiamo, per non congestionare la parte, diciamo, le vie di uscita dalla pista, abbiamo previsto un servizio a navetta. C'è cioè un parcheggio un chilometro sotto al bivio di, diciamo, di Osarella. C'è un parcheggio dove c'è due navette che portano gli spettatori direttamente sul percorso. Quindi, questo già dall'anno scorso era attivo il servizio, questo però funziona benissimo proprio perché c'è diciamo, un parcheggio: non ti devi preoccupare di portare la macchina fino in cima e anche per noi perché teniamo la via d'uscita libera per qualsiasi evenienza. Benissimo, quindi siete organizzatissimi. Eh, avete anche la fortuna di avere l'uscita autostradale vicino. Tutto sommato alla partenza, quindi chi vuole tranquillamente arriva esatto. in fretta e eh, arriva a vedere questo, questo spettacolo, che comincerà venerdì con le verifiche. Questo? Esatto, venerdì ci sono le verifiche tecniche e sportive, poi quest'anno, sempre nell'evento della finale, eh, il venerdì pomeriggio al termine delle verifiche ci sarà in Duomo, in Piazza Duomo, la presentazione dei finalisti. In realtà. Anche l'anno scorso abbiamo fatto la presentazione dei finalisti. Quest'anno invece abbiamo, porteremo in duomo tutti i piloti perché premieremo i finalisti e premieremo tutti i partecipanti. Daremo un riconoscimento a tutti. Dopodiché ci sarà anche, sempre per tutti i piloti, una cena offerta dall'Associazione, sempre in centro al Palazzo del Capiano del Popolo. Il sabato mattina ci saranno le prove su due manche e la domenica stesso discorso gara su due manche. Benissimo. Quindi si comincerà più o meno al sabato? Allora. Eh, allora tutto dipende dai partecipanti dal numero degli iscritti però non partiremo tardi sicuramente anche perché il, il sabato ci sono le due manche di prove forse partiremo una mezz'ora in più rispetto alla domenica perché la domenica col discorso che cambia l'orario ci un'ora meno di luce il pomeriggio quindi partiremo indicativamente credo che partiremo alle nove perfetto e appunto un, un po' di luce in meno in questo tipo di gare complica eh... esatto tutta La gestione perché magari qualche ritardo poi si rischia che gli ultimi. Bravissimo! Perché poi i tempi di una gara in salita di una non scalata non sono mai certi perché gli incidenti, i contrattempi, la macchina che si ferma, esce il carro, attrezzi va a recuperare la macchina, quindi non sai mai quanto durerà una gara, certo. Tutto questo per svolgere la, la gara in piena sicurezza e in tranquillità sicurezza, per esatto, tutti. Benissimo. Esatto. Allora, questa è la 51esima, 51esima edizione, esatto. perfetto. Che cos'ha di diverso in più rispetto agli scorsi anni di questa edizione? Allora, quello che è in più, intanto come dicevo prima, è che abbiamo una titolazione diversa, perché è sempre finale nazionale, ma non più trofeo Italiano Velocità in Montagna, ma campionato italiano velocità in montagna. Quindi siamo al massimo. Esatto, diciamo <ride> che più di qua in termini di finale, non potremmo andare. Questa gara è anche un unicum nel panorama, perché tutte le gare valgono per il campionato italiano piuttosto che il Super Serie. L'unica finale, diciamo, ammessa a calendario. È la gara nostra, quindi è una gara che, oltre gara, diventa un po' un evento. Questo noi l'abbiamo interpretata così, questa cosa. qua E per questo ci abbiamo messo dentro, oltre il discorso della gara anzi stesso, tutto quello che è il contorno: come portare tutti i piloti in centro, fare una presentazione in duomo. Che già il duomo da sé diciamo è qualcosa di già fa il suo esatto. Già, <ride> se c'è il duomo, vinci, dico io. No? Quindi poterlo fare in piazza Duomo alla presenza delle autorità, quindi è per noi. Motivo d'orgoglio quindi la cosa in più sarà quella: ecco, in più quest'anno porteremo tutti i piloti, come dicevo, in Duomo e ci sarà questo buffet che offriremo per tutti quanti i piloti. Proviamo Buona a sapersi, andare. esatto. Tu sarai anche pilota, però quindi, quindi. <ride> te l'ho anticipato. Quindi. Per quello, ecco, diciamo, in più abbiamo quello, una titolazione diversa con diciamo un evento creato in maniera diversa rispetto agli altri anni, che è quello che eh, diciamo, ormai i tempi moderni. Indietro. impongono no? esatto. eh, un evento completo, un evento che, abbia, eh, che vada oltre diciamo, la, il cerchio de, degli appassionati, ma che eh, investa tutto il territorio, tutta una cittadina che nel vostro caso soprattutto ha una giusta dimensione per rispondere in maniera eh, forte e eh, attira anche l'attenzione e l'interesse delle, delle istituzioni. Esatto, negli ultimi anni è stato proprio sviluppato questo tipo di discorso in collaborazione dall'alto con l'amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuto negli ultimi anni, anche perché loro hanno creduto nel nostro progetto, hanno creduto nel fatto che questa gara diventasse importante sul panorama nazionale anche per far conoscere Orvieto. Quindi, diciamo, oltre la gara in sé stessa abbiamo sviluppato tutto quello che era il contorno, come dicevi te, per far sì che diventasse un evento per promuovere anche Orvieto, per far conoscere da tutti, questo ripeto, in totale sinergia con l'amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuto da subito. Quindi diciamo se la gara è cresciuta negli ultimi anni è anche perché ci abbiamo avuto, tra virgolette, le spalle coperte e anche eh, mh, aver avuto, insomma, dietro un'amministrazione che ti conforta e ti spalleggia su tutto è tanta roba. Quindi quello che siamo riusciti a fare negli ultimi anni è anche merito soprattutto dell'amministrazione comunale. Però, evidentemente lo vede meritato. Bravissimo. Quello che dico giusto? io. Io spero anche che noi abbiamo anche riportato all'amministrazione comunale quello che loro si aspettavano: cioè una gara importante, più importante rispetto agli anni passati, e anche una gara che attirasse piloti da tutta Italia e che facesse conoscere le meraviglie del Vieto in tutta Italia. E credo che finora ci siamo riusciti. Eh? Certo, poi, tutto sommato, appunto eh, diciamo alla fine della stagione agonistica. E un po' diciamo, anche oltre la stagione eh, turistica, di Orvieto, esatto, che esatto. ha il suo clou dalla, dalla primavera in poi, quando ora va un po' a scemare, gli diamo un altro po' di linfa. Anche perché proviamo a fare dei numeri, diciamo contro la scaramanzia, per carità. Che aspettative abbiamo dal punto di vista degli iscritti? Eh, allora, l'anno scorso abbiamo toccato il record, abbiamo fatto 250 iscritti. Quest'anno, diciamo, il trend è un po' a ribasso per tutte le gare, per sì, tutte certo. le cronoscalate per motivi contingenti, per economici soprattutto, quindi sono tutte un po' in ribasso, quindi noi auspicheremo di fare 200 partenti, se fossero di più saremmo ben felici, anche se tante macchine implicherebbero che dovremmo fare tutto con tempi piuttosto stretti, però la macchina organizzativa è collaudata, dopo 200 macchine che partono vuol dire un movimento di persone intorno a un migliaio, vi posso dire che l'anno scorso le strutture alberghiere col viato qua non so pochissime erano tutte piene, così come gli agriturismi piuttosto che BB. Quindi anche da quel punto di vista i ristoranti, insomma, le attività hanno lavorato tutte, anche l'attività del centro col fatto che abbiamo portato tutti in centro, comunque ci hanno avuto un buon riscontro. Quindi noi auspicheremmo sui 200 partenti. Benissimo, benissimo, ce lo auguriamo tutti. Ci auguriamo che questa gara si svolga nel migliore dei modi, nel migliore. Tranquilli, <ride> Speriamo anche che i primi tiro giù anche un bel record così abbiamo anche qualcosa in più, Beh, sai, di sì, cui parlare esatto, bravissimo. Allora, intanto la prima preoccupazione è portare gente a correre, poi che ci siano tutti i piloti, compreso quelli di grido. E poi se, venisse, se uscisse il record non sarebbe male, perché ci avremmo altri argomenti poi da parlare. Quindi, ma diciamo con eh, le prestazioni delle macchine attuali che ogni anno vanno migliorando, non mi stupirei se, ci fosse, se uscisse un record. Eh. Sì, che poi, insomma, al di là appunto della potenza dei cavalli in sé, lo sviluppo esatto. soprattutto a livello di assetti e di gomme Grazie. negli ultimi anni, esatto. ne parlo con un amico molto romantico e grande conoscitore della, della pista e delle salite, eh, c'è stata una crescita sì, sì. Diciamo, esponenziale delle, delle, delle la... prestazioni. È vero, la differenza soprattutto nelle vetture sport, diciamo, i prototipi per così dire, assetto e gomme fanno la differenza. Eh esatto chi nel 2007 ha le gomme migliori nel 2-3 secondi rileva sicuramente <ride> perfetto benissimo allora ringraziamo Luciano di averci ospitati. io ringrazio voi <ride> veramente onorato di sì, essere quindi, qua l'appuntamento è per 25 26 27 ottobre grazie Luciano sei stato esaustivo su tutte quelle che erano le informazioni della cronoscalata e non vedo l'ora di venire quindi il 25 come Spettatore, e ahimè, purtroppo mi toccherà lavorare quindi per i team resi interni. Quindi sarò in veste di, di fotografo eh, appunto per eh, il nostro team con eh, un grande pilota, grandissimo. Tenterà di scalare <ride> le classifiche e mettere lui il nuovo record. È vero, non faremo brutta figura assolutamente. Siamo pronti <ride> perfetto. Grazie ancora. Io, Luciano. Grazie a voi. Aspetto a te nelle vesti di giornalista e spettatore. Federico ci vediamo in partenza quando inizia la gara assolutamente <ride> grazie ancora Un grazie per questo fa brutta figura vai. mamma mia che <ride> impegno davvero allora, non famo figura c'è <ride> Federico ecco qui mi... anche di Hernani, che c'è che... te che c'è Galli ancora eh, vorrei, Galli. Galli non, non c'è la macchina in questo eh? momento e Coso c'è sempre oddio meno il nome ancora c'è la 31 Gigi. Gigi. Gigi